Per il taglio dei pannelli sandwich, Homburger offre due soluzioni, una è la Trumpf TPC 165 e una è la Jepson 8320. La TPC è una macchina molto particolare perché lavora con una catena per metallo e permette di entrare a tuffo all'interno del pannello. Arriva a tagliare un pannello da 165 mm totali tra pannello e greca con il poliuretano espanso. È un taglio a freddo e quindi permette di non avere le scintille che poi vanno a rovinare il preverniciato ed esegue un taglio molto preciso e ortogonale, andando a creare un taglio molto pulito. Un'apertura di una finestra su un pannello da un metro per un metro ci vogliono circa 8 minuti, dagli 8 ai 10 minuti per completarlo. La macchina è dotata di un motore da 1600 watt con aspirazione, quindi si riesce a lavorare in maniera molto pulita sul tetto. Un motore elettrico a 220 volt. Per quanto riguarda la Jepson, abbiamo una troncatrice circolare dedicata per il taglio del metallo che arriva a tagliare fino a 12 cm di pannello con compresa di greca. Abbiamo un motore da 1800 watt e 1700 giri. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di avere l'aspirazione per lavorare in maniera ottimale e pulita sul pannello. Il taglio è molto molto veloce e performante e girando a 1700 giri mi lascia il pannello con un'ottima finitura finale. Abbiamo un indicatore per quanto riguarda il sovraccarico, una spia verde mi indica che sto lavorando correttamente, mentre una spia rossa mi indica che sto sovraccaricando la macchina. Si può regolare in profondità, così come la Trumpf. Entrambe insieme costituiscono la soluzione ideale per qualsiasi esigenza di taglio pannello.